Salve a tutti, stamani siamo su Pokémon Giallo, dove utilizzeremo una variante del Ditto Glitch, che a sua volta è una cosa avanzata del Mew Glitch, per far apparire l'allenatore più potente di tutti i giochi di Pokémon. Per allenatore potente non intendo l'allenatore come il rosso che si può trovare in Pokémon Argento sul Monte Argento. Questo è un allenatore molto molto più forte. Allora, intanto serve un Pokémon che abbia come speciale 246, che faremo copiare al Ditto. Se non riesce ad arrivare a questa speciale, utilizzate il calcio che aumenta la speciale oppure le caramelle rare. Quindi ora faremo il Ditto Glitch. Se non sapete come farlo, andatevi a vedere il mio video perché, sul Ditto Glitch perché servirà, non è una cosa semplice. Quindi, troviamo l'allenatore speciale, fuggiamo da lui. Andiamo ad affrontare qualsiasi allenatore, o meglio un allenatore che non ci dà niente di speciale. Affrontiamolo normalmente, tanto poi noi ci interessa il Ditto. Lui serve solo come sblocco per i pulsanti. Pokémon giallo Ditto si trova all'isola Cannella, quindi io andrò lì, all'ultimo piano della villa Pokémon. Una volta trovato un Ditto, fate in modo che copi il vostro Pokémon che ha i 246 di speciale. In questo caso io non ho mosse che fanno perdere turni, tipo ruggito eccetera, e quindi ho usato una pozione. Ora non resta o ammazzarlo o fuggire. È importante adesso non trovare altri Pokémon, che se no il glitch registra gli ultimi Pokémon. Quindi il Ditto andrà a farsi fottere. In questo modo il Ditto ha copiato il 246. Ok, mi sono preparato la squadra e ora affronteremo la battaglia più impegnativa di tutti i giochi di Pokémon. Preparatevi perché non so neanche se vinco, mi sono preparato la squadra proprio tanto e ora vedremo che succede. Vedete, appare Agatha, quella del Super 4, però non è che è Agatha normale, ha altri Pokémon che sono molto più potenti, infatti guardate. Inizia la partita con un Beedrill al 205, che potrebbe avere statistiche oltre il 300 naturalmente. Però lasciate perdere che il Beedrill è il Pokémon più debole che ha lei. Anche se è di terza, anche se è di seconda evoluzione, è il Pokémon più debole. Ah, Dio buono. Mew si è incazzato. Lasciate perdere che non mi toglie niente. Però se utilizzava doppio ago, che è di tipo coleottero, sicuramente mi toglieva tanto a Mew. Guardate quanta esperienza riceve. Ecco, Seal è un altro problema, perché anche lui ha 205. Proviamo a usare un attacco stabbato. Attacco stabbato sarebbe è un attacco bonus. In pratica il mio è di tipo psico, l'attacco è di tipo psico, i tipi sono uguali e quindi l'attacco toglie un danno di 1,5 per aggiuntivo. Però non basta perché c'ha riposo e questo è un problema. Quindi qui bisogna agire di conseguenza. Mettiamo Mew Sax, che è un Mewtwo al 184. Questi Pokémon di livello così alti li ho ottenuti con l'Old Man Glitch in Pokémon rosso inglese e alcuni li ho ottenuti con altri glitch. Guardate le statistiche, guardate lo speciale quanto è alto e vediamo come si comporta contro Seal.
considerando che Mewtwo è il Pokémon che ha più alte speciali in rosso, blu e giallo, lo one shot. Però sfidati che il Seal era molto forte. Allora, il problema di quando un Pokémon va oltre il livello 100 è che appena guadagna esperienza arriva al 100. E questo è un casino. Infatti ora mi trovo svantaggiato contro Pikachu. Però ci proviamo. Ora, essendo un Pikachu potrebbe andarmi bene. Guardate, un attacco stabato di Mewtwo non mi toglie quasi niente. Fate conto che se era un Raichu a questo era già bello e morto. Però essendo Pikachu mi toglie molto meno. Ecco, non doveva fare brutto colpo. Dovevo fare un'altra tattica. Ecco, Sidra è veramente... è il suo secondo Pokémon più potente. Quindi proviamo con il tuono. Anche agilità, come se non fosse abbastanza veloce, capito? Cioè, questo non va bene. E vi dico anche che li toglie tanto. L'idropompa su è veramente potente. Pistolacqua, che... okay. Oh, brutto colpo, eh? Ora non fa più il gradasso, eh? Dai! Bene, cazzo! Ipnotizzalo! Vedi, poi fa queste manovre. Ce la fa, via. Ma che fumi sguardo. Colpisciti da solo, bravo. Oh. Si è svegliato. Perfetto. Ma vaffanculo. Uno spettro che esplode ti fa il culo. Sapete qual è bello? Che non guadagnando esperienza non è salito al 100, quindi io lo posso riusare. Però questa battaglia non utilizzerò strumenti, che sarebbe ingiusto. Bisogna guadagnarsene la vittoria. Tipo così. Antichoke ci avrebbe tipo 600 di speciali, quindi... guardate quante esperienze, posso andare al 100, che fa schifo. Ma non è finita qui. Ora arriva il Pokémon più potente della sua squadra. Che è un Pokémon glitch che ha 205 di livello. Ma è veramente potente, veramente. Botti in testa, one shot. One shot sicuramente, perché Antichoke c'ha poca difesa. Poi one shot anche un po' come al 150 quasi. Comunque sono avvantaggiato perché mi sono rimasti tre Pokémon, di cui uno è il tragico, ovvero Gyarados, che ha tipo 700 di attacco, no? Guardate quanto li toglie a quello là, a quel glitch di merda. Cioè, li toglie pochissimo, è al suo stesso livello, eh. Infatti quel glitch lì c'ha tipo... ha un monte di difesa, tantissime HP. Poi non basta, perché usa riposo. Usa riposo perché è uno stronzo. Oltretutto non ha una mossa... altre mosse forti, oltre a riposo. C'ha amnesia,
che già ti basta usarlo una volta e raggiunge la statistica massima di difesa speciale, ovvero 999. Non gli basta. Oh, però comunque li toglie parecchio. Abbiamo un attacco speciale. Super pozione. Fai schifo. Io però ti voglio fare male in un altro modo. Ti voglio uccidere con Agata Merda. Se vedete mosse strane è perché ho usato il Q-Glitch, che sarebbe un glitch che combina i Pokémon. E combinando i Pokémon ho ottenuto dei Pokémon che hanno delle mosse svariate, tipo volo. C'era Mewtwo che aveva la trasformazione. Infatti anche Gyarados non può imparare terremoto, però l'ho fatto imparare in questo modo. Cioè, io ero quasi pronto per ucciderlo e questo usa riposo. Cioè, brutto colpo. Boh. Finita, finita. Ma prima vediamo quanto attacco ha. No, neanche tanto, via. No, no, devo rimettere il tragico. Dato che con iperraggio la mossa da Nabi non funziona, useremo terremoto. Perché consiglio nelle battaglie di non usare mossone tipo fuocobomba, quelle mosse lì che hanno poca precisione. È meglio un danno lieve ma costante che un danno alto ma in intervalli di tempo lunghi. In questo caso è morto il Pokémon Glitch. Agata Merda sale al 100, peccato, e anche il tragico. Però noi abbiamo battuto Agata. Ah, non dice niente. Di solito diceva, uffa, questa gita mi ha stancato. Ma quale gita? Comunque guardate, mi è andata male, perché sono morti quasi tutti. Comunque farò altri video dove utilizzerò altri speciali per fare succedere altre cose. Certo, uno spettro che esplode lo dovevo ancora vedere, eh. Comunque vi lascio al prossimo glitch.